Comunque si può tranquillamente trasportare con le scale, ma due persone, non ce la fa da solo. Ok. C'ho la foto dell'annuncio, solo quella c'ho. Devo vedere se ce l'ho ancora sul cellulare però perché. Mi viene difficile da credere che sono quasi 2 anni da quando ho pubblicato il video sul mio trasferimento a Napoli. Però nella vita i capitoli vanno chiusi in qualche modo, quindi un aggiornamento ci voleva. Sarà perché per me, come per tanti, Napoli è sempre stata la città delle sorprese. Una volta trasferita là, la vita ha preso tutto un altro corso rispetto a quello pianificato. Però i dettagli su questo saranno magari per un altro video. Quindi com'è stato per me vivere a Napoli? Iniziamo dall'inizio. Io sono scesa il 1° di agosto e le mie cose sono arrivate col camion l'8 di agosto. Però in tutta Italia agosto è un periodo particolare. Quindi ho firmato per la casa e mi sono installata a metà settembre, dopo varie ricerche, attese e sistemazioni temporanee. Trovare casa a Napoli può essere semplice oppure complicato e viverci può costare poco oppure tanto, come ovunque. Dipende da quello che stai cercando. Io volevo abitare al centro storico, in un appartamento abbastanza grande da accomodare anche uno studio per il lavoro di sartoria. L'ho trovato dietro a Via Duomo, in zona Largo Donna Regina. 70 metri quadri, con terrazzo, con contratto, tutto regolare, 2 mesi d'anticipo, che quando diedi il preavviso sono diventati gli ultimi 2 mesi d'affitto. Proprietario gentilissimo e correttissimo. L'ironia fa che il giorno prima di entrare in casa fu anche il mio primo giorno di lavoro d'ufficio, che nulla aveva a che fare con la moda o con la sartoria. Per motivi indipendenti da Napoli, in breve una partnership internazionale che ho deciso di non portare a fine, il mio lavoro ha cambiato a 180 gradi. E ora una parentesi sul discorso lavoro. Non so quanto sia vero che a Napoli non si trova lavoro. Forse, come con la casa, dipende da quello che cerchi e da quello che sai fare. Forse nel mio caso è stata la fortuna. Ho trovato lavoro nel marketing, che era stata la mia carriera prima della moda. Questo è anche il motivo per il quale l'idea di fare video è saltata. La mia quotidianità da settembre 2018 è stata questa. Uscire di casa alle 8:20, camminata di 10 minuti fino a Cavour, prendere la metro, scendere a Mergellina, camminata di 10 minuti fino all'ufficio. Uscire dal lavoro alle 19 e rientro a casa. I fine settimana li ho dedicati ad aiutare mio marito con la pubblicazione del suo primo libro e semplicemente a vivere. Camminate, spesa, incontri con degli amici e cose così. Già solo un anno dopo averla lasciata, della mia esperienza a Napoli mi rimangono pochi ricordi che possono organizzare in una struttura. La maggior parte sono rimasti come sensazioni e stati d'animo. Però proviamo a fare un riassunto. Sul positivo, il costo della vita. Anche se sul discorso casa e bollette è stato solo leggermente più basso che a Milano, sul cibo, sulle uscite, sui vestiti, a Napoli ho speso significativamente meno che a Milano. E non perché non ho acquistato queste cose, anzi. Sicurezza. La mia esperienza è stata assolutamente priva di eventi spaventosi. Ho camminato per via Pisanelli e via Sapienza a l'una di notte, tranquillamente col cellulare in mano e le cuffie alle orecchie. Ho lasciato la mia macchina a novembre in via Arenaccia e l'ho ritrovata a febbraio sempre là, intatta e con le ruote ancora gonfie. Non mi ha investita nessuno, non mi ha rapinata nessuno, non mi ha aggredita nessuno. Cibo e caffè. Beh, qua che dire che non hanno già detto altri. In 8 mesi di vita a Napoli, come anche nelle tante visite che avevo fatto prima, non ho mai mangiato una sola cosa che non sia squisita. Vale per i ristoranti con pretese in via Caracciolo, come per i lupini di mare presi in pescheria a 7 euro al chilo, come per la pizza a trancio a 1 euro. Cavolo, pure il salame a fette al Carrefour sembra più buono a Napoli. Per quanto riguarda la pizza, io non mi ritengo un grande intenditore, perciò posso solo dire che quella di Sorbillo e quella di Michele mi sono piaciute ugualmente.
come anche quella di qualsiasi pizzeria random di Napoli in cui sono entrata. Ora il caffè. A Napoli, buono ovunque, pure nei bar della stazione. Alcuni diranno soprattutto nei bar della stazione. Però per l'esperienza sceglierei sempre il Gambrinus. Sì, lo so che alcuni dicono che al Gambrinus non è così buono, ma a me piace tantissimo. Poi vuoi mettere l'atmosfera e la vista? Per un ottimo espresso a casa sceglierei sempre il caffè Borbone, che è ottimo e non costa un occhio della testa. Arte, cultura e luoghi da vedere. Qua cercatevi qualsiasi documentario su Napoli e capirete che la concentrazione di bellezza su chilometro quadrato è tanta che dopo mezz'ora ti viene il torcicollo. E così anche nella vita reale. Sistema sanitario. Durante il trasloco delle mie cose dal deposito alla casa mi è caduto addosso un pezzo di ferro e mi sono quasi rotta il piede. Sono finita al pronto soccorso del CTO dove ho avuto un'ottima esperienza. Poi un'altra volta ho fatto un esame al Policlinico della Federico II e anche lì niente da dire, tutti gentili e puntuali nel consegnare il referto. Del resto la mia permanenza è stata priva di eventi. Il clima! Scendere dall'aereo su Capodichino dopo le vacanze di Natale e Capodanno passate a Bucarest a congelare non ha prezzo. Se potessi tornerei a vivere a Napoli anche solo per il tempo. Poi vuoi mettere fare il bagno a ottobre? E con questo ho detto tutto. Le persone. Questo l'ho lasciato per ultimo, però in realtà penso che sia la cosa più importante. A Napoli le persone hanno il dono del farti sentire comodo, come a casa tua, di farti voler approcciarli. Ed è forse quello che di più ho apprezzato in questa città. Il ricordo dell'essere tra la gente, di sentire e un po' parlare il napoletano, dell'aver condiviso storie, cene, musica, sono cose che mi riempiranno per sempre il cuore di gioia. Non ho fatto in tempo a farmi tanti amici a Napoli, però quelli che ci sono stati ci sono ancora tutt'oggi, anche se sono lontana. E a loro sarò sempre grata per le tante occasioni in cui mi hanno aiutata a navigare la vita in questa città. Sul negativo. Il parcheggio. Non so se questo vale per tutta Napoli, forse no. Ma al centro storico, se sei la persona media comune mortale, non ti puoi permettere di tenere una macchina. Io ho abitato in un vico, quindi avere il posto auto davanti casa era impensabile. In cortile il posto auto non era disponibile. Intorno al mio vico c'erano, altri vicoli. Nella maggior parte dei quali la mia macchina, una Chevrolet piccola, non c'entrava nemmeno, figuriamoci lasciarla. A parte che nel mio quartiere c'era anche la ZTL, quindi se vuoi stare al centro storico, o rinunci alla macchina o trovi posti lontani. Quelli gratis sono comunque sparsi. Io ne ho trovato uno in via Renaccia e me lo sono tenuta per 3 mesi, a costo di ritrovarmi poi con la batteria scarica perché effettivamente la macchina non mi è servita. Oppure ti trovi un garage. I garage sono molto frequenti a Napoli proprio perché i posti auto fuori sono pochi, è un discorso di spazio. Durante la mia permanenza i prezzi nei garage che ho usato variavano tra 100 e 160 euro al mese, non so come siano i prezzi adesso però. La navigabilità. Questo vale sempre per il centro storico, nei quartieri più nuovi penso non sia così grave. Quindi per il fatto delle vie, viuzze, i vicoli stretti e della ZTL. Una cosa come un trasloco, oppure il trasporto di cose più grandi che non siano tipo la spesa, è un'impresa che va calcolata nei minimi dettagli. I camion di dimensioni medie non ci entrano nella maggior parte delle vie. Quando ho dovuto trasportare le mie cose dal deposito alla casa, abbiamo dovuto fare tipo 4 viaggi alle 5-6 di un sabato mattino, con un camioncino piccolo che comunque non è passato dal portone. Quando invece ho dovuto caricare le cose che mi sono tenuta per mandarle a Bucarest, il furgone è dovuto restare in via Settembrini e ci siamo portati tutti i pacchi uno ad uno a piedi per caricarli. Il segnale del cellulare. Non so se è ancora così, ma in molti palazzi, edifici e vicoli il cellulare semplicemente non prendeva. In casa mia non prendeva proprio per niente. Infatti lo sapevano tutti che mi potevano chiamare solo su WhatsApp. Di nuovo penso sia più un problema del centro storico che di Napoli in generale. Il fatto risulta particolarmente fastidioso quando, come me ai primi tempi, non conosci la strada per andare da nessuna parte e ti basi sul navigatore, che quando il segnale non è consistente si inceppa o ti va a fare strade che non hanno senso. Va menzionato per esempio l'episodio in cui per via di questo fatto sono finita con la macchina in via Tribunali il giorno di San Gennaro. Il riscaldamento. Al centro storico alcune case più vecchie sono prive di riscaldamento. Lo era anche la mia. Dicono che il clima è così mite che non c'è bisogno. I mesi invernali con 2 piumoni uno sopra l'altro e 2 scaldini rotti possono testimoniare che invece sì, c'era bisogno.
La professionalità di alcuni fornitori di servizi. Qua ho avuto solo due esperienze negative, che però mi hanno reso la vita complicata per un po' e quindi vanno menzionate. La prima fu il fatto che ci ho messo quasi 3 settimane ad avere la linea fissa ed il wifi in casa. E la seconda, alcuni dei miei mobili arrivati intatti da Milano sono stati duramente provati dal processo di salirli in casa. Ci sarebbe molt'altro da dire su tutti gli aspetti, tante piccole storie, commoventi, buffe, allegre, tristi, però questo video lo dovevo pure finire ad un certo punto, siccome il girato l'ho già finito. Forse vi aspettavate un aggiornamento più poetico, diciamo, però ho preferito concentrarmi su fatti di vita concreta, reale. In questi quasi 2 anni, da quando l'ho pubblicato, il mio primo video su Napoli ha raccolto quasi 650 commenti. Alcuni di voi mi avete chiesto aggiornamenti, altri avete litigato tra di voi, ognuno difendendo la sua città, che sia Milano, che sia Napoli, e ne avete scritte veramente di tutti i colori. In fin dei conti, nessun posto è perfetto, né completamente buono né completamente cattivo, e l'ho detto anche nel primo video. Alcuni diranno che essermene andata vuol dire che non mi è piaciuto o che non ce l'ho fatta a vivere là, però non è vero. Mi sono goduta ogni singolo momento e consiglierei a chiunque di andarci a vivere se ha l'occasione. Ovviamente non alla cieca, ci vuole un sistema di supporto, anche minimo. Semplicemente nel momento in cui ho deciso di lasciare Napoli era perché la vita in quel momento per me ha voluto altro e aveva più senso tornare a Bucarest. E sì, alla fine per me Napoli rimarrà sempre la città più bella del mondo, come anche la città dove ho conosciuto l'amore della mia vita, che è mio marito. E sì, Napoli è magica, e nel mio caso la sua magia ha funzionato così. Vi ringrazio tantissimo per le tante belle parole che avete speso nei miei confronti. Veramente il calore dei napoletani si sente ovunque, anche semplicemente tramite i commenti di YouTube. Spero che continuerete a seguirmi. Da Bucarest per oggi è tutto. Ciao!